En Amour de Pluie è il videoclip vinto e premiato oggi qui alla Fiume Pasolini, in questo Roma Videoclip a 20ª edizione, da Silvia Frangipane, che è anche la regista. È un clip particolare, un cartone, però faccio dire a lei qualcosa di più su questo. Sì, essendo fa parte di altri brani che fanno parte di un album che si chiama Sans toi avec moi, senza te, ed essendo io ho composto la musica e il testo, ma essendo il testo in francese ho voluto utilizzare il fumetto, il cartone, perché permette a tutti di entrare all'interno di una storia anche quando non si capiscono le parole, e permette sempre il cartone di sognare. E allora ho creato un sodalizio artistico con una fumettista, Misa Lioce pugliese, e con un montatore, Antonello Toti, romano e campano. E questo è il risultato. Beh, il risultato è molto buono, molto bello, e l'ho detto anche durante la premiazione, non è facile trovare dei premi su dei videoclip sui cartoni, sull'animazione. Questo è uno dei pochi sinceramente che almeno ha avuto in quest'anno, però non l'abbiamo scelto per questo, perché dare importanza anche all'animazione, ai cartoni, che hanno già una loro importanza nel settore cinematografico, quindi in effetti riuscire anche con una lingua che non si può capire, seguire la storia dei due personaggi nel cartone. Tra l'altro è giustissimo quello che tu dici, e soprattutto un'emozione enorme vedere questo videoclip su uno schermo grande, e spero che appunto gli spettatori siano entrati nell'atmosfera ottocentesca parigina e si siano un po' persi anche in un sogno, no? In una speranza di un incontro, come racconta questo videoclip, che vuole essere anche un omaggio al cinema, per questo è stato ambientato alla fine dell'Ottocento in Francia, proprio in onore dell'invenzione del cinema, e infatti è stato le frame del cartone ricordano i film muti, dove la musica ha avuto una grandissima importanza. Allora, complimenti a Silvia. Un'emozione enorme, grazie a Terza Pagina Magazine per questo premio e alla rassegna. Grazie a te per la tua bravura. Grazie ancora a tutti quanti alla rassegna Videoclip Indie, e soprattutto a Terza Pagina Magazine che ha voluto premiare il mio lavoro. Grazie a te, ciao Silvia. Grazie.